Lo spettacolo Amici di Weekend Dance comincia dal Resort Paradiso di Lettere, Ragazza Weekend Dance 6ª edizione, concorso di bellezza non solo, ideato da Stefano Dino Piacenti, una location fantastica. Guardate il servizio. Resort Paradiso di Lettere, 7ª tappa del concorso Ragazza Weekend Dance 6ª edizione. Trucco, parrucco, bellezza, sintesi, Ciro Flore, non potevi mancare in questa struttura fantastica. Sì, effettivamente è una struttura che dà la possibilità ai visitatori di poter avere tutto, cioè relax, benessere, si mangia benissimo. Poi immerso veramente in un ambiente con un paesaggio è mozzafiato. Straordinario, sì, straordinario. Ma parliamo di bellezza, parliamo delle ragazze, del trucco, del parrucco di Assofram, scuola di formazione professionale. Assofram è praticamente il laboratorio del make-up, ormai che per antonomasia in Campania riesce a costruire una fucina di talenti che poi diventano capaci, insomma, della prestazione d'opera occasionale per enti lirici, teatrali e cinematografici. Se i capelli delle ragazze erano tutti a posto, vuol dire che Angela, come parrucco, è stata fantastica. Grazie. Allora, è sempre bello fare questo lavoro, impreziosire la bellezza ancora di più delle ragazze. Certo. Il vostro negozio dove si trova? Allora, Lino Dezimo Parrucchieri, in via Roma, Melito di Napoli. Quindi siete non tanto vicini qui da Lettere, eh? Però a Melito vi verranno sicuramente a trovare. Spero. Allora, buon lavoro e buona pettinata. Ammazza che capelli, eh? La nostra coreografa, quella che prepara le nostre ragazze, si chiama Nancy Dunn ed è titolare della Young Fashion Agency. Insomma, anche questa sera location bellissima, bellissima, Nancy, stupenda, no. Non ho parole. C'è una vista una tappa da bella, mozzafiato. C'è una vista mozzafiato, sì. Allora, il nostro cammino procede con Ragazza Weekend Dance fino alla finale dell'8 e 9 ottobre 2016 a Città della Scienza e iscrivetevi perché è gratis. Mi raccomando, perché la prossima tappa sarà breve. Quindi venite, 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 non si paga nulla, è tutto gratis. Poi lei vi insegna come passeggiare in passerelle e camminare, no? Sì. Alla prossima, ragazzi. Alla prossima tappa vi aspetto, ragazze. In un concorso di bellezza, a parte la bellezza, ci sono anche degli accessori che rendono ancora più bella la donna, la ragazza, e sono gli occhiali, Sonia, vero? Sicuramente, ma indubbiamente l'occhiale è l'accessorio più ambito, anche perché dà sempre un certo fascino e indubbiamente è utilizzato sia dagli uomini che dalle donne, ma dà bellezza ed è già di per sé un accessorio bello da mettere e da indossare. Insomma, la completezza dell'outfit di una donna o di un uomo è anche l'occhiale, diciamo, soprattutto anche l'occhiale. Oggi come oggi, secondo me, l'occhiale è indubbiamente l'accessorio più ambito ed è anche quello più completo, quello che dà ad un look sempre un tocco magico. Naturalmente parliamo di Officine Ottiche Group, le due sedi. Le due sedi sono ubicate a Santa Maria Vico e a Napoli, in via Piscicelli. Un grande amico, un grande professionista, è appena arrivato dalle vacanze, ti vengo a trovare al Resort Paradiso di Lettere e sei arrivato. Certo, allora le tue manifestazioni sono sempre simbolo di qualità e di eccellenza, e non lo dico perché sei qui a fianco a me, lo dico quando tu non ci sei, tu e tuo figlio siete garanzia, un marchio di qualità. Ero fuori, la verità, tu lo sai, mi avevi scritto, sei venuto nel mio paese, sei in una bella location, in un paese che conserva ancora valori e tradizioni che nella nostra provincia forse si sono un po' persi, anche perché siamo in collina, siamo su una strada dove si arriva e non si va oltre, per cui ci devi venire apposta in luoghi come questi che per essere visitati da te significa che sono luoghi di qualità. Assolutamente, anche perché uno dei nostri scopi, oltre a trovare le bellezze delle ragazze, è anche di far vedere le bellezze dei siti della Campania, e questo è un sito bellissimo lì. Infatti, ma tu ci hai sempre tenuto a promozionare quello che di bello le nostre zone esprimono. Non solo le tue ragazze sono bellissime o quelli che
che ti collaborano nel tuo lavoro. Questo era un paese che aveva solo 15 anni fa un castello totalmente diroccato, al momento lo vedi meravigliosamente restaurato, c'è stato il lavoro, c'è stata la fatica, ed è ora è traino per turisti, e quindi posti come questi nei quali si svolge questa serata ovviamente la dicono alla lunga sulla qualità del posto. Sono tutte belle le nostre tappe. Questa è una location mozzafiato, Marianna. Era una location bellissima, con un panorama strepitoso. Le hai voglia di sposarti due o tre volte nella vita vedendo questa location? Basta una. Sì. Allora, Zwick, salutiamo naturalmente Paolo Nuziata che ci sta guardando da casa, e con Marianna parliamo della sfilata di questa sera. Un'anticipazione. Sì, esattamente, un'anticipazione della collezione autunno-inverno, come dicevamo prima. Una collezione che vedrà sfilare le ragazze con abiti di ispirazione anche vintage. Abbiamo portato il denim rivisitato nei fit e con lavaggi davvero di tendenza, e poi mini dress, panta oversize, dai classici bianchi e neri a queste fantasie assolutamente nuove. Negli oltre 130 punti vendita in tutta Italia, no? Sì, vi invitiamo infatti sul nostro sito, che è www.zwicky.it. Lì scoprirete tutta la lista dei nostri punti vendita, più di 130 in Italia. E poi per i maschietti arriva una sorpresa. Esattamente, c'è un'importante novità. Dal sito scoprirete che Zwicky guarda anche all'universo maschile, non è più esclusivamente declinata al femminile. Quindi andate sul sito, troverete la lista dei negozi dove è già possibile trovare i capi della collezione Zwicky Men, novità assoluta della stagione. No, stuvash non è va. Sì signora, o madre è un master rush. Sì signora, mamma è maglia secce. Ma la fatta che la figlia che è una vera meraviglia, capa spaglia è nata là. Amici di Weekend Dance, è il caso di dire: questa sera sono in paradiso. E quando parlo di paradiso, parlo di uno dei posti più belli del mondo, che è il Resort Paradiso di Lettere. E come c'è il titolare, Gigi Giordano. Complimenti per la struttura e grazie per questo invito. Grazie a voi, Dino. Buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono su Weekend Dance. Buonasera a te. Ci siamo riusciti perché. E questo è un posto bellissimo, una location per qualsiasi tipo di cerimonia. Difatti, se qualcuno in questo momento guarda le immagini di questo posto fantastico, volesse sposarsi qui, se ne parla nel 2017-2018, se tutto va bene. Sì, 2017-2018, sì. Perché la richiesta è tanta. Noi siamo specializzati prettamente in matrimoni, ricevimenti nuziali però. Quindi chiunque voglia venirci a far visita può venire tutti i giorni qui al Paradiso e per un eventuale preventivo di nozze. Qui si sta veramente bene, bella gente, si mangia benissimo, location da favola, cioè il matrimonio qui è una favola. Il matrimonio qui deve essere una favola, no? Perché il giorno più bello per una ragazza è quello del matrimonio, quindi bisogna essere tutto perfetto, impeccabile, bisogna stare attenti ai dettagli. Quindi... E voi siete molto attenti soprattutto ai dettagli. Sì, sì, noi siamo molto attenti ai dettagli, siamo molto attenti anche a quello che è il discorso del cibo, della cucina, stando sempre un occhio all'innovazione, rispettando la tradizione della cucina partenopea soprattutto. Ricordiamo anche l'appuntamento del 12 e 13 novembre? Assolutamente, segnate queste due date,
12 e 13 novembre 2016 c'è il wedding qui, allora, no? Sempre in collaborazione con Dino Piacente su Weekend Dance ci saranno due giorni dedicati alle nostre spose, dove potranno scegliere i loro allestimenti, le loro preparazioni, le scenografie per l'eventuale matrimonio e tutto quello che riguarda un matrimonio dall'A alla Z, una full immersion, come dici tu, per le future nozze 2017-2018. Tra le tante bellezze che hanno sfilato questa sera, ce n'è una in particolare, più donna, più grande, ma bella, che si chiama Michela. Sì, buonasera a tutti. Benvenuta al Resort Paradiso, sei a casa tua qui stasera, no? Sì, sono anni che seguo tutti gli eventi del Paradiso, è sempre un piacere. E ne ha anche fatto parte l'anno scorso a Love Day. Sì, e quest'anno ci prepariamo per il prossimo evento. 12 e 13 novembre al Resort Paradiso. Sì, aspettiamo tante spose, la collezione è bellissima e daremo sempre il meglio, spero. Assolutamente, questa sera c'è un piccolo assaggio, un aperitivo di quello che sarà proprio a Love Day, poi a novembre, no? Sì, un piccolissimo assaggio che è della collezione 2017 e è solo un piccolo anticipo, quindi solo due capi questa sera. Quindi parliamo di Michela. Michela C. Amici miei, quando uno dice liberi di guidare in moto, col furgone, con l'auto, la prima parola che ti viene è birente. Sì, buonasera a tutti, la prima parola è birente naturalmente. Volevo fare innanzitutto i complimenti a te e alla proprietà per questa bellissima location. Siamo in paradiso, Andrea, qui. Come dice il nome, siamo in paradiso, a lettere, stupendo, un panorama mozzafiato. I complimenti a te per queste location di quest'anno che sono meravigliose. E poi parliamo di Birent, il nostro main sponsor a Ragazze Weekend Dance. Ci sono delle belle novità, no? Intanto salutiamo Vincenzo Brasiello. Ciao Vincenzo, titolare di Brasiello Car, naturalmente Car Service e anche Birent. Sì, salutiamo Vincenzo, il presidente. Le novità sono tante, come ogni anno. Tu ci conosci bene, sai che siamo lanciati, siamo spediti ormai per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di coprire il territorio nazionale con i nostri punti di noleggio, e anno dopo anno viaggiamo così insieme alla Birent, liberi di guidare in Italia. Prima clima, raffreddamento e riscaldamento, ne parliamo con Jessica Moccia. Allora sì, io faccio parte di Vima Clima, e che è un'azienda ormai leader nel mercato, e questo è dovuto proprio a tutti quei clienti installatori che ci regalano fiducia e gratitudine. Proprio per questo noi affidiamo a loro proprio la posizione centrale della nostra azienda, tanto che abbiamo creato un sito online dove è possibile creare un account personale, dove non solo sarà possibile usufruire di particolari scontistiche, ma sarà possibile visualizzare tutte quelle che sono le disponibilità in magazzino. E naturalmente i tre punti vendita in Campania? Marano di Napoli, che è la nostra sede centrale, Salerno e Vomero. C'è una grande festa che si terrà il 28 settembre di Vima Clima alla Taverna 69 di Napoli. Proprio perché per noi il cliente è fondamentale ed è aperto a tutti gli installatori. Numeri telefonici per prenotare e naturalmente ricevere l'invito? 081 576 8013. Vi presento Rosario da Prince Laudando da Radio Marte, DJ per le musiche anche questa sera. E porto anche il numero dei concorsi. Allora metti 7 come tappa quest'anno, quindi 7. Allora, 7 perché dobbiamo ricordare che siamo quasi alla fine. E 6. La sesta edizione, il posto ancora una volta mi hai meravigliato. Complimenti per tutto, sempre professionale. Sempre, la professionalità è prima di tutto, poi dopodiché c'è il divertimento, ma prima di tutto c'è la professionalità e il lavoro. Quindi un ringraziamento alla parte Music World, anche Michele Chianese, noi abbiamo anche l'altro presentatore, se uno non sta proprio bene, arriva subito il rimpiazzo. Esatto, dalla panchina con furore arriva Michele Chianese, buonasera a tutti. Che diciamo di questa location? Che bella, bella location, soprattutto grandissima serata, che bello.
il nostro fotografo ufficiale di Ragazza Weekend Dance, sesta edizione, Enzo Calone. Ciao Zedino, buonasera, grande location questa sera. Bellissima, guarda, veramente mozzafiato. Hotel Paradiso di Lettere, stiamo veramente nel paradiso. Ti sei divertito a fare le foto, eh? Divertito sempre. Poi lo vediamo su Facebook già tra qualche ora. Da domani mattina in poi, dai. Sì. Enzo Calone, il nostro obiettivo di Ragazza Weekend Dance, buon lavoro. Weekend Dance, pure a te Zedino, ciao. Vincitrici, terza classificata, nome e cognome. Alessia Rodio. È stata una bella esperienza? Sì, bellissima. Ti sei divertita? Molto. Seconda classificata? Noemi Annunziato. Ti sei divertita? Tantissimo. La vincitrice questa sera al Resort Paradiso di Lettere si chiama? Fabiana Uccillo. E viene? Napoli. Età? 14. Mamma mia, accompagnata da mamma e papà questa sera. Io. Che cosa ti è piaciuto del nostro concorso questa sera? No, veramente è tutto, è un concorso splendido.